protesta della CISL davanti al Forum Risk Management nel suo giorno d'inizio. La sanità toscana, voi volete la sanità pubblica, perché questa manifestazione? Perché la sanità veramente sarebbe pubblica, ma nel corso degli anni la regione toscana ha permesso la esternalizzazione di un gran numero di servizi, pezzi del core business della sanità, cardiologia, pezzi di cardiologia, fisioterapia, psichiatria. A Toscana Centro l'ultima esternalizzazione che tentano di fare riguarda 19 specializzazioni. Noi vogliamo che la sanità sia pubblica, perché i cittadini pagano per una sanità pubblica. Provincia d'Arezzo e in tutta la sud-est la situazione è migliore. Devo dire che come organizzazioni sindacali siamo stati molto attenti e abbiamo bloccato sul nascere diversi tentativi, però devo dire che grazie ad una situazione migliore da un punto di vista del personale non abbiamo grosse esternalizzazioni, anche se non siamo stati d'accordo ad esempio sulla esternalizzazione seppur temporanea del Modica, che lo troviamo proprio qua alla clinica San Giuseppe. Anche lì noi abbiamo detto di no, perché secondo noi, nonostante il ragionamento che fa l'azienda, che è quello che rispetto ai lavori che devono partire, occorre mettere in sicurezza questa parte. Noi ritenevamo che si potesse organizzare meglio dentro la sanità pubblica, perché in questo caso l'abbiamo affidata proprio completamente all'esterno, anche con gli operatori. Noi riteniamo che ci siano addirittura attività da reinternalizzare per poter risparmiare. Certo, bisognerebbe investire in personale ed è quello che chiediamo.